buonasera a tutte e tutti. E lo spoiler è che siamo qui a parlare di come ottimizzare i dialoghi per quanto riguarda il tema chatbot, che è un tema che adesso è effettivamente molto presente all'interno delle aziende, all'interno delle richieste. Molte aziende si propongono per farli, molte aziende lo richiedono. Noi facciamo parte di Age Pharma, siamo praticamente la boutique di Artificial Intelligence all'interno di Age Pharma. Abbiamo collaborato per tantissimi anni, dal 2017 facciamo parte di questo gruppo, quindi tutti quanti i progetti di innovazione, di cultura aziendale passano anche attraverso di noi con un'ottica diversa. Quindi Pharma si occupa magari di digital marketing e noi ci occupiamo della parte effettivamente core, con chatbot, tecnologia, assistenti virtuali, eccetera. Ci occupiamo principalmente di Natural Language Processing e Data Science, che sono due macro temi. Della parte di Natural Language Processing facciamo sia tecnologia, e un pezzo lo vedremo oggi, sia consulenza. Quindi le aziende richiedono i nostri consulenti, sia interni che esterni nel mondo, per consulenze di lingua, quindi dal francese al francese canadese, al portoghese, al brasiliano, tutte le lingue possibili, e noi abbiamo questo tipo di servizi per le nostre aziende. E queste sono alcune delle cose di cui parlava prima Paolo, quindi in realtà abbiamo tantissimi aspetti. Si parte dalla data science, quindi lavoriamo e utilizziamo sistemi di deep learning, machine learning. Principalmente a livello di data science ci occupiamo di strutturazione delle persone, price intelligence, quindi tutte quante tecniche molto molto aziendali. Per la parte di voice first costruiamo sistemi di interazione vocale, collaboriamo con aziende che lo fanno, principalmente in ambito automotive, e utilizziamo anche sistemi come Alexa e Google per creare altri assistenti. Creiamo motori di ricerca come Sapio Search e anche il chatbot di cui parleremo oggi, e lavoriamo anche in termini di analytics. Questi sono soltanto alcuni dei nostri clienti e oggi parleremo esattamente di questo. In realtà, che cos'è un chatbot? Lo sappiamo, ne parlano tutti quanti, è un'interfaccia conversazionale che effettivamente aiuta l'utente a soddisfare un'esigenza concreta, momentanea, che deve avere una risposta veloce ed efficace, e deve essere più rapido di quanto potrebbe fare in autonomia, cercando su internet, chiedendo a qualcun altro. Questo come si fa? Tramite il linguaggio, ovviamente. C'è un piccolissimo problema in tutto ciò, perché la lingua è il mezzo più imperfetto e costoso fino ad ora scoperto per comunicare il pensiero. Avrei voluto dirlo io, in realtà è di William James, che è un filosofo della fine dell'Ottocento, e la prima immagine che mi è venuta in mente è Totò in Piazza Duomo che cerca di parlare un francese, tedesco, italiano stentato. Le nostre aspettative quando parliamo di chatbot: vorremmo che avessero un'empatia di un certo tipo alla Blade Runner, vorremmo che avessero tutte quante le risposte stile HAL, e vorremmo che sapessero già tutto quanto prima di sapere la nostra domanda. Loro devono già sapere quello che desideriamo e devono capirci come la Regina Rossa, però effettivamente quella è una citazione ancora più nerd delle altre due, quindi non so chi possa averla riconosciuta. Cosa otteniamo ogni tanto quando non si dà importanza al linguaggio, alla complessità del linguaggio? Otteniamo questo. Quindi uno strumento che ti ripete sempre la stessa cosa, che ti ripete verso l'infinito e oltre, ma non ci arrivi mai all'infinito e oltre. Un oggetto che fa sempre le stesse azioni e non ti dà risposte differenziate e tagliate sulle tue necessità, oppure qualcosa che effettivamente non si capisce e non si fa capire. E giusta, questa è una giusta obiezione, quindi quello che stiamo dicendo è che i computer possono giocare a scacchi, la guida autonoma ce l'abbiamo, ma non possono sostenere 5 minuti di una conversazione normale. Abbastanza, ed è abbastanza così, ed è quello su cui noi lavoriamo. Questo è uno schema veramente semplificato del nostro approccio. Quindi noi otteniamo un testo e c'è tutto quanto un insieme di operazioni che noi facciamo rientrare all'interno di quello che è il Natural Language Understanding, quindi cosa capisce la macchina,
come possiamo fare in modo che comprenda al meglio quello che gli stiamo dicendo, che estrapoli il significato in relazione alla semantica, all'accesso alle informazioni, quindi deve essere un chatbot connesso con il DB, il CRM interno, esterno, tutto quello di cui il nostro chatbot ha bisogno, ma soprattutto il nostro utente ha bisogno, che inferenze può fare, quindi se mi ha chiesto qualcosa, cos'altro può chiedermi il mio utente e che azioni può compiere. E poi c'è una parte di natural language generation, quindi io devo generare una risposta che sia effettivamente impattante e utile al mio utente. Il paragone che mi piace fare in questo ambito è quello che noi possiamo fare su un sito e quello che noi possiamo fare con un sistema di linguaggio naturale. Su un sito noi abbiamo un margine di azione molto più limitato. Noi sappiamo che possiamo andare sul menu, possiamo cercare determinate informazioni, ci muoviamo, eccetera. Le interfacce in linguaggio naturale hanno un'ampiezza incredibile di questa zona nera, che noi abbiamo indicato come nera, perché effettivamente io posso esprimere le mie necessità in mille modi diversi. Noi abbiamo collaborato con tantissime case automotive ed effettivamente il comando di una macchina può essere espresso in tantissimi modi diversi, come le necessità di un utente di accedere a determinate informazioni. Posso dire, vorrei abbassare il finestrino, mi abbassi il finestrino, abbassalo. Il finestrino lo vorrei un po' abbassato, cioè sono già quattro varianti. Ho un po' caldo, inferenza, quella che vedevamo prima. Quindi cosa mi vuol dire se il mio utente ha caldo? Vuol dire che forse devo abbassare il finestrino o devo chiedere di accendere l'aria condizionata. Quindi quello che ci permette di fare il linguaggio naturale è molto, molto esteso come territorio e usciamo nell'ambito chatbot da quello che viene chiamato command and control. Quindi abbassa finestrino, accendi aria. Quindi io posso parlare e conversare con la macchina o scrivere conversando con la mia macchina. E questi sono alcuni esempi che noi utilizziamo con i clienti quando vengono da noi e ci dicono: io ho testato un chatbot, ma mi racconta altro, non mi dice quello che mi serve sapere. Perché in realtà molti chatbot funzionano esclusivamente a keyword, non hanno l'estrazione del significato, non hanno soggetto, oggetto, come sono correlati questi elementi, qual è il verbo e che portato ha quel verbo. Quindi stipulare che è un verbo che implica altre azioni all'interno, dove posso trovare le informazioni implica determinate azioni che può compiere il nostro utente, che noi possiamo suggerirgli. Però effettivamente una frase che inizia con dove posso può essere trovare le informazioni sull'assicurazione X oppure dove posso stipulare l'assicurazione X. Sono due cose completamente diverse. Quindi se io ho inserito soltanto assicurazione X come keyword all'interno del mio chatbot, probabilmente mi dà una descrizione di quello che comporta la mia assicurazione X. Se dico dove, cosa, in base a quante keyword aggiungo, che informazione riesce ad ottenere il mio utente? E invece quello che cerchiamo di fare noi è fare in modo che il nostro sistema comprenda tutta quanta la frase, scomponga la frase in token, quindi la tokenizzi tutta quanta, la analizzi e poi trovi la risposta corretta. Quanto dura l'assicurazione X e quanto devo aspettare perché si attivi l'assicurazione X sono anche qui diverse e qui sono ancora più vicine perché ci sono due verbi di durata, quindi due verbi di tempo, quanto dura, quanto devo aspettare. E quindi noi vogliamo dare tutte quante le sfumature del linguaggio, perché poi cosa può succedere? Questo è dato dal contesto. Altrimenti, in questo caso, noi abbiamo delle perifrasi. Tutte queste quattro frasi vogliono dire esattamente la stessa cosa e non hanno una parola in comune. E quindi strutturare un chatbot mettendo tutte quante queste varianti è veramente complesso. E la maggior parte delle volte non funzionano in modo efficiente per questo motivo. Perché devo partire dall'inizio, devo insegnare alla mia macchina a comprendere una frase, a estrarre il significato e le inferenze. Quindi devo avere una rete semantica, dei tesauri, devo avere tutta una rete di sinonimi per poi arrivare alla conoscenza. Altrimenti quello che ottengo sono un elenco di frasi di esempio e un elenco di risposte.
ma non è particolarmente sveglia la nostra macchina in questo modo e ci troviamo Emilio al meglio. E allo stesso modo possiamo capire la stessa dinamica nella formulazione delle ricerche sul web. Noi adesso le ricerche sul web, di base, se non sono vocali, hanno una o tre parole che non rappresentano un intent esplicito. Quindi uso delle keyword, quindi l'altro giorno avevo la febbre, ho fatto questa prova e ho cercato Guardia Medica Milano e mi dà un elenco di risposte possibili, ma non è quello che deve fare il mio chatbot. Il mio chatbot mi deve dare una risposta precisa e focalizzata, quindi la domanda che probabilmente avrei fatto a un ipotetico chatbot della regione Lombardia è: avrei bisogno di chiamare la Guardia Medica di Milano, devo mettermi in contatto con la Guardia Medica di Milano. È proprio un modo diverso di comunicare e ormai questo tipo di comunicazione, quindi una macchina che capisce l'intento che sta dietro alla mia verbalizzazione, al mio modo di scrivere, è ormai una commodity. Cioè, quando non funzionano i nostri chatbot o i chatbot in generale, le persone sono frustratissime perché dicono: ma come? Devono funzionare. Cioè, è veramente ormai rientrata, è una commodity, è come quando ordiniamo qualcosa su internet e non c'è la spedizione gratuita. Amazon ha messo un benchmark, la spedizione è gratuita. Cioè, ormai non puoi farmela pagare, è una commodity, ci deve essere. Come ci deve essere la qualità di comunicazione all'interno delle frasi in linguaggio naturale. Poi ci sono altri consigli che noi diamo, che utilizziamo, che sono più decorativi rispetto alla massa di informazioni che deve avere la nostra semantica dietro, che ha il dizionario, che ha il tesauro, che ha i sinonimi, eccetera. Quindi bisogna permettere all'utente di scegliere di aprire o meno la chat. Ogni tanto si apre automaticamente, invade lo schermo e magari le informazioni volevo trovarmene da solo. E quindi dare la possibilità di accesso a questa chat con un pulsante cliccabile che faccia capire che dietro c'è un chatbot, secondo noi invoglia di più all'utilizzo, alla sperimentazione. Fare in modo che la risposta non sia immediata, questo significa che non dobbiamo aspettare dei minuti, ma basta un paio di secondi con il messaggio di typing sotto, che dà un po' più di calore, quell'effetto Blade Runner che dicevamo prima. E nel caso in cui si manifesti due volte la risposta del chatbot che comunica di non aver capito o che chiede di riformulare, bisogna scalare automaticamente su un operatore umano, nel caso ci sia, nel caso non ci sia, dare l'indicazione del sito, perché altrimenti reiterare continuamente un non ho capito, non ho capito, non ho capito, effetto churn, questa azienda non funziona, non mi piace il loro chatbot, bassa qualità. Sono tutti quanti pensieri collegati. E volevo. Quindi di solito cosa facciamo noi per definire un chatbot con i nostri clienti? Abbiamo una parte di modello per capire qual è il dominio di applicazione, automotive, assicurazione, banche, di cosa stiamo parlando. La parte di design, i target quali sono, gli utenti quali sono e che bisogni hanno. Canale e punti d'ingresso, perché dobbiamo cercare di essere multicanale ma in modo intelligente. Noi per esempio adesso abbiamo iniziato ad utilizzare anche WhatsApp for Business, API, quindi cerchiamo modi diversi di comunicazione in base a quelli che sono gli utenti dei nostri clienti. Cioè deve essere tutto quanto cliente-centrico il nostro chatbot e capire le modalità di ingaggio e di interazione, quindi le sfumature che dicevamo prima. Poi, per il progetto ci sono contenuti e formati e tutte quante le scelte tecnologiche di implementazione, quindi aggiungo dei collegamenti, non li aggiungo, che comunicazione permetto, che interazione permetto, quali gradi di complessità avrà la mia macchina. Questo vabbè è il nostro, ma semplicemente per far vedere quali sono le caratteristiche a cui puntiamo noi. Deve essere conversazionale, quindi effettivamente l'analisi del linguaggio la deve fare. Deve identificare l'intent, questa cosa è fondamentale. Deve essere un chatbot e non un bot, perché ogni tanto ci scontriamo con dei chatbot che sono molto più vicini a quello che è il vecchio concetto di bot.
L'integrazione tra natural language e machine learning è fondamentale, abbiamo visto delle eccellenti implementazioni unendo anche BERT all'interno del flusso della macchina, perché effettivamente continua ad allenarla mentre noi stiamo continuando a nutrirla di informazioni, quindi è un doppio lavoro che svolgiamo. Deve essere configurabile, deve avere tutte quante le connessioni possibili a tutti quanti i DB. Questo è, se volete giocare con uno di quelli che abbiamo fatto noi, non ve lo faccio vedere adesso perché è abbastanza impegnativo, nel senso che è un chatbot sui codici a barre, quindi può non essere emozionante come un chatbot in una squadra di calcio, però è molto interessante per un motivo. Intanto potete andare sul sito e testarlo quanto volete. E questo è quello di cui parlavamo prima, abbiamo inserito un bottone in modo tale da far aprire all'utente la conversazione, c'è un messaggio che è semplicemente informativo, non sto a dirti cosa vuoi, cosa desideri, vuoi parlare, è semplicemente sono qui e posso aiutarti, quindi può iniziare l'interazione, può rispondere a domande o comandi come dicevamo prima, quindi command and control, aiuto, e mi fa uscire dei button, per esempio, oppure può rispondere a domande più complesse. Qui abbiamo fatto l'esempio di due frasi, ovviamente qua su codice a barre c'è poca variazione, però abbiamo fatto il possibile, due frasi che hanno una forma diversa hanno la stessa risposta, le capisce allo stesso modo, quindi anche qual e quanto sono completamente diverse all'interno della nostra pipeline, la lunghezza, lungo, codice, ci sono elementi che sono diversi nella nostra pipeline che pian piano, mentre percorrono l'albero, portano alla stessa risposta. Poi potete testarlo, potete valutare, questo è un po' quello che noi cerchiamo di fare, quindi uno studio approfondito del linguaggio, una struttura profonda sotto, che poi permette più facilmente le implementazioni. Quando noi abbiamo una struttura debole fatta di keyword, è anche molto più laborioso mantenerla. Una volta messo su un sistema semantico, ha una manutenzione che è data da quante cose vogliamo aggiungere, quante altre cose vogliamo comunicare al nostro cliente. Se invece abbiamo una struttura a keyword molto fissa, molto chiusa, è un lavoro infinito che si protrae nel tempo. Quindi lavorare tanto prima per lavorare meno dopo è una visione delle cose. Spero di non avere domande. Domande quante ne volete? È fatto facilissimo. Senti, io sono un neofita. Vediamo se riesco a formulare quello che voglio domandare. Nella sua presentazione ne ho viste altre su chat. Mi sembra proprio di aver recepito una cosa di tipo che l'azienda ha bisogno di rispondere, quindi una domanda e una risposta. Quindi sviscerarsi nel trovare la modalità in cui un utilizzatore fa una domanda, la mia domanda voleva essere un attimino diversa. Perché un'azienda fa un chat? Cioè, no, nel senso, è chiaro, la prima risposta sarebbe per aiutare l'utilizzo tecnico. In realtà volevo capire da lei, in base alla esperienza, se è una, come dire, c'è dietro una, magari una strategia di upselling, di cross-selling, cioè un qualcos'altro che riguarda il business, perché se no io ho sempre visto in queste presentazioni come se fosse finalizzato solo a una questione meramente tecnica, che io non credo che un'azienda investa dei soldi solo per rispondere quando io mi vedo un pop up che mi esce, ok, ma io me lo vado a cercare io, quindi se quello me lo fa vedere in quel momento perché c'è una strategia, qui sarei ovviamente non entrare nei casi specifici, non entriamo nei casi specifici, ma capire un attimino, perché se no lo vedo solo come una, come dire, una meccanica da un punto di vista, vabbè, che è
Allora, ci sono tantissime cose che entrano in gioco in questo ambito. In realtà prendiamo il caso di mi esce il pop-up, ma cosa vuoi, me lo cerco io la mia informazione. Ed è una via percorribile. Poi c'è l'altra via, dov'è il numero di telefono dell'azienda? Dov'è che devo chiamare e devo chiedere questa informazione perché non ho voglia di cercarla? E quindi molte aziende come si ritrovano? Si ritrovano con un contact center stracolmo di telefonate, tutte uguali. Gli operatori sono costosissimi, non loro, poverini. Le aziende che forniscono questo servizio sono molto costose, i messaggi sono tantissimi ed è un lavoro estremamente ripetitivo. È un lavoro per cui rispondo a una telefonata e mi viene chiesto qual è il punto vendita aperto adesso, la chiamata dopo è qual è il punto vendita aperto adesso. È un lavoro veramente ripetitivo, quindi si è cercato di ovviare in tanti modi all'interno delle aziende. Per esempio, noto che mi chiedono tantissimo queste informazioni, magari faccio un pop-up sulla pagina del sito, faccio una pubblicità marketing oppure faccio una DV che risponde a questa domanda. Così magari resta impressa e non viene più chiesta 150 volte al mio servizio clienti. Però ce ne sono tante domande. E poi cosa si è fatto? La lista di FAQ. Per esempio io le cerco sempre le risposte sulle FAQ, è il mio primo punto di riferimento. Le cerco prima lì che sul sito, cioè è una mia inclinazione. È stata fatta, ma molte persone non hanno voglia di andare a leggersi le FAQ, quindi di nuovo cercano il numero di telefono dell'azienda e quindi l'azienda continua ad avere una spesa di customer service altissima, che invece automatizzandola e quindi facendo che cosa? Per esempio noi con molte aziende cosa facciamo? Prendiamo tutte quante le registrazioni, compliance, GDPR, eccetera, le trascriviamo tutte con i nostri sistemi automatici, lavoriamo su classificazione, su sentiment. Quindi abbiamo tutti quanti questi test classificati, diciamo al nostro cliente, guarda, i tuoi clienti ti chiedono sempre questo, questo, questo e questo, quindi forse sistemiamo il sito mettendo questa risposta ben in chiaro e poi facciamo un chatbot che risponde a queste 7, 10, 25 domande che ti vengono chieste continuamente e pian piano iniziamo ad abbassare i costi del contact center. Quindi sì, non è per... Poi c'è anche il lato che se lo fai bene, sei un'azienda prestigiosa, eccetera. Però è come dicevamo prima, cioè c'è un motivo dietro ed è un motivo fortemente economico di risparmio e di efficienza dell'azienda. Inoltre anche il sistema di VR è anche più difficile, cioè parlare invece con una voce che è un assistente virtuale al telefono è un po' più respingente magari in alcuni casi. Con le voci vecchie noi le abbiamo visto, cioè ci sono dei progetti che erano magnifici quando io ero in università, erano il top del top e adesso quando li senti sono un po' respingenti. Quindi permettere all'utente di utilizzare da solo un sistema, di reperirsi l'informazione in modo facile e veloce può permettere di abbassare pian piano questo tipo di spese. Mai chatbot con la voce o fate solo per i squadra? No, facciamo anche con la voce. E allora quello che volevo arrivare è, in quella voce lo dite subito, cioè il chatbot lo dice subito esplicitamente che si tratta di un bot oppure la persona che parla pensa di star parlando con una persona? No, sono scelte in realtà, di solito è sempre meglio dichiararlo, nel senso che c'è un fenomeno chiama cannibali, che è un fenomeno di fastidio delle persone di comunicare con elementi che sembrano umanoidi, che in realtà non sono umani, e è stato studiato da questo filosofo giapponese fantastico, e quindi anche lì abbiamo un elemento respingente, cosa che non si verifica con per esempio Google Home o l'Alexa, quello da tenere, l'Alexa Dot da tenere in casa, perché effettivamente sì, hanno una voce anche molto umana, ma sono dei vasetti di fiori praticamente, sono dei soprammobili, non hanno niente di umano. E in realtà la storia degli assistenti virtuali è lunghissima e avevano anche inizialmente delle fattezze umane,
però mettono in difficoltà l'utente, è un po' più respingente la cosa. Quindi dichiarare di essere un chatbot, di non essere un umano, in realtà aiuta l'umano ad approcciarsi in un modo un po' più tranquillo a questo tipo di elementi. E mettendo insieme tutto, ma infatti anche proprio il chatbot che risponde a una sola domanda, cioè selezionate quali sono le domande che vengono fatte più spesso, dopodiché iniziate detto, a fare un chatbot che risponde alle principali. Farlo solo per una? È troppo forse. No, spesso, nel senso che è difficile che la persona chieda il proprio. Farò una citazione molto, molto basica. Fenomenali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale. Cioè faccio qualcosa di incredibile e poi lo uso per qualcosa di minuscolo. È un po' limitante. Quello che cerchiamo di fare... quindi cerchiamo di fare delle strutture complete, ma i lavori che facciamo con i nostri clienti sono molto profondi, cioè cerchiamo di capire innanzitutto qual è il bisogno. Ogni tanto vengono da noi e ci chiedono il chatbot o l'assistente vocale, però è proprio un XY problem, cioè loro partono da Y perché vogliono questo, hanno visto questo, gli è piaciuto, hanno saputo che l'abbiamo fatto noi, lo vogliono. Vediamo se ti serve, cioè la X che cos'è? Cos'è che ti serve? Ridurre le telefonate del contact center? Ok, allora ne parliamo. Se ti serve perché vuoi un oggetto in più da gestire, è un po' discutibile. Ci sono tanti mezzi di intelligenza artificiale, sono tutti quanti tagliati su quelle che sono le giuste necessità dei nostri clienti. Un confronto tra il chat vocale e quello testuale, cioè mi chiedo, la tecnologia che sta dietro è la stessa al di là della sintesi vocale del riconoscimento? Assolutamente sì. Intendo un engine che poi dopo capisce la domanda è lo stesso o ci sono problematiche diverse? Allora, di base è lo stesso, nel senso che deve fare esattamente le stesse cose, quindi natural language understanding, natural language generation più due moduli sopra, quindi da una parte ci sarà una parte di comprensione della parte vocale e trascrizione, perché ovviamente le macchine leggono soltanto quello che possono leggere, e poi ci sarà una parte di verbalizzazione, quindi si formerà una U nello schema che abbiamo visto prima. Quindi qui ci sarà una parte dove si raccoglierà la voce, verrà trascritto il testo, diventerà testo e lì verrà emessa la parte vocale. Quando facciamo sistemi embedded, quindi dall'inizio alla fine nostri, quindi ovviamente con effort, budget diversi, customizzati sul cliente, eccetera, sì, il processo è lo stesso, perché la macchina semantica alla base è la medesima, dobbiamo aggiungere due moduli che già abbiamo. Se si usano altre tecnologie, per esempio Google o Alexa, ci sono dei pezzi che loro hanno in parte già embeddati, quindi la parte di riconoscimento della voce e trascrizione in parte te lo passano loro. Bisogna capire come le comprende, quindi anche lì c'è un training che va fatto in un modo un filo diverso per entrambe le macchine, quindi bisogna capire qual è la tecnologia alla base. In realtà il concetto è il medesimo, semplicemente si lavora su tecnologia proprietaria, non nostra. Se ci limitiamo a quello testuale, voi offrite anche soluzioni in modalità software come servizio? Magari ci sono dei vostri componenti che lo fanno? Sì, lo sappiamo. Abbiamo in realtà, in base ai nostri clienti, diversi approcci su questa parte. Perché mi sembra che quello che ha spiegato lei è un vestito su misura, è quello che ho capito. Mentre invece ci sono delle società che stanno offrendo i chatbot testuali, ma se non so, se un hotel, mia madre ha fatto esperienza con 100.000 hotel, adesso lo vendono in modalità software come servizio, tipo tot al mese. Sì, è un tipo di progetto che noi non seguiamo, nel senso che di solito li facciamo per
grandi banche e anche magari molto specifici, quindi magari il cliente particolare può accedere al suo avere le informazioni, cioè ci sono tanti aspetti che curiamo e fino a questo punto non siamo arrivati. Quando faremo tutti i chatbot di tutte le banche potremo forse... La domanda che io mi pongo è, siccome io non li ho usati, sto indagando su questo fenomeno, e ci sono questi qui che lo offrono in modalità SaaS, però non mi convincono, non so fino a che punto, a meno che ci sia tutta la parte di educazione che... la mia domanda è, tutto quanto la ricchezza delle informazioni di un'azienda che magari sta su un DB interno, un DB esterno, sta su un altro sito da cui noi recuperiamo le informazioni che era il vecchio sito, che adesso è il nuovo sito, eccetera, e noi recuperiamo tutto quanto e lo mettiamo in un unico sistema, come fa un elemento non customizzato, quindi non con gli agganci di API, a rispondere a tutte le domande? E questo che anch'io non ho capito. Molto probabilmente la parte educativa cade sulla persona che, se tu hai preso un account per tre chat, dopo li educhi tu, li butti da... non lo so, non ci ho ancora provato. Per quello che chiedevo, se voi se non lo fate, vuol dire che c'è una ragione. Perché meglio infatti fare i sistemi ad hoc su misura di persone, su misura di esigenza di cliente. Faccio fatica a capire un qualcuno che vende i chatbot in modalità SaaS a un tot al chilo. Proprio penserei anche soltanto alla parte organizzativa di aggancio, io di API REST sopra, ma poi ce l'hanno fatto per le TRS come si aggancia alle altre, cioè, ma poi chi è che lo configura sta a fare? Cioè, ho tutti quanti pensieri curioso. Laterali che avrei. Adesso proverò a fare delle prove. Io invece un po' di tempo fa, forse sempre qui, ho ascoltato un'altra presentazione in cui si diceva che c'era da parte delle aziende una sorta di timore nei confronti del natural language e quindi di conseguenza una richiesta di bot che ti guidassero la conversazione verso determinati argomenti per poter dare delle risposte sempre precise e quindi non cadere troppe volte nel problema del non conosco la risposta. Qual è la tendenza? La tendenza è che guidare la conversazione aiuta nel contenere tutta la parte di natural language, nel senso che noi vorremmo poter parlare serenamente con la macchina che lei ci capisca. Tolto questo, visto che è molto complesso e dietro c'è tanto lavoro, si può fare in questo modo. Il chatbot che abbiamo visto prima, ad esempio, non poneva nessuna domanda, ti diceva io posso aiutarti e mi fai tu la domanda che vuoi e no, vediamo. Ti posso aiutare con il codice barra, chiedere previsione del tempo. Esatto, quindi è già contestuale in parte, poi sì, c'è sempre chi ti chiede posso comprare una pizza e li troviamo nei log, non è un caso, anch'io ho fame risponderei fossi il chatbot. Quella parte aiuta a contenere il punto che in un certo momento diventa molto prolissa la conversazione, molto lunga, molto faticosa per un utente che magari vuole scrivere, voglio prenotare il treno da Milano a Torino, andata e ritorno, dalle partenza alle 8, rientro da Torino Porta Sposa alle 18:10. Fatto, se dobbiamo guidare l'utente vorrei partire. Dove vuoi andare? Da dove parti? A che ora parti? Cioè, e poi ti fa il riassunto nel finale, cioè alla fine è veramente lunga. E capisco che sia un modo per contenere tutte le difficoltà all'interno del linguaggio, c'è un altro modo che è fare delle macchine molto complesse che alla fine lo capiscono, però sono veramente due approcci molto diversi. Per aziende anche diverse, noi abbiamo dei clienti molto esigenti che dell'essere all'avanguardia fanno un loro vanto, non possono avere questi step intermedi. Ultima domanda, professor, secondo Turk, visto che tornerai qui, ci anticipi qualcosina? Volevo fare, io avevo lasciato queste che hanno terrorizzato tutti, nessuno le ha
sul Voice Revolution. No, io l'ho preso. Ah, eccellente. Uno speech sulla Voice Revolution e su come sono adesso le interfacce vocali. La nascita delle interfacce vocali come sono adesso, che in realtà, come abbiamo visto, alla base c'è sempre un chat, molte facce la parte vocale. Sono contenta che l'abbiamo introdotto oggi come tema. E quindi sì, come si costruiscono, come si fanno, quali sono i tranelli in cui non dobbiamo cadere quando li sviluppiamo. Comunque ci sono dei chatbot che hanno superato il test di Turing, no? A me risulta di sì. No? Vabbè, però no, ma proprio a livello no. Di concetto, perché sappiamo che è una macchina, non possiamo scambiarlo per nulla. Ma sembra che ci sia, non lo ricordo, ma è stato un convegno sull'artificial intelligence fatto dai Copernicani. Si parlava, ripeto, si parla addirittura di quello lì, quello che non sono riusciti a spegnere, non so se l'avete sentita. 60 persone in Germania davanti a un chatbot, devi riuscire a spegnerlo, no? Anche sapendo che è un chatbot, non sono riuscito a spegnerlo, perché il livello di conversazione era così elevato che lui è riuscito a convincerli tutti a non farsi spegnere. Non so se non è una fake news, io l'ho letto anch'io. Non ho letto anch'io questa storia. Google ci aiuterà. Assolutamente, Google, lasciamolo fare a Google. Grazie. Grazie mille a voi.